Buongiorno Carlo, innanzitutto vorrei fare i complimenti a te e a tutto il team che ha lavorato alla realizzazione di questo impianto che vediamo qui oggi. E ti chiedo di dirci brevemente di che cosa si tratta. Grazie per l'opportunità Valentina. Diciamo che è un impianto studiato per produrre radiatori tubolari da design. Quindi il cliente che ci ha commissionato questo impianto lavora nel settore del riscaldamento e cosa andrà a produrre nello specifico con questo nuovo sistema? Allora, diciamo che i radiatori da design che andrà a produrre saranno di diverse tipologie e diverse dimensioni. La capacità produttiva di questo impianto per ogni radiatore varia da 60 a 90 secondi, dipende dalle dimensioni del radiatore. E quali erano le priorità del cliente? Il cliente, avendo già due impianti di questo tipo, forniti sempre dalla LEAS, ha la priorità di introdurre nuovi prodotti da design diverso. Attualmente questi prodotti vengono fatti manualmente impiegando 3 o 4 risorse. Inoltre ha la necessità di aumentare la capacità produttiva dell'azienda e rendere più flessibile varie tipologie di radiatori, creando magazzini ridotti al minimo. Il cambio modello dei radiatori varia da 5 a 10 minuti con un solo operatore e anche questo il tempo varia sempre da modello a modello. Adesso introduco il nostro tecnico Christian, una delle nuove risorse dell'azienda, che spiegherà in modo più dettagliato il ciclo della macchina. Sulla mia destra è presente un magazzino automatico in cui i tubi emettori vengono selezionati, prelevati da un pick and place e depositati in zona macchina, dove a sua volta un transfer deposita in zona di saldatura il tubo emettore, dove viene accoppiato col tubo collettore e con uno step e un ciclo passo a passo vengono saldati. So che questo progetto è stato confronto continuo tra LEAS e il cliente, però far lavorare dei team insieme non è mai facile. Come è andata in questo caso? Diciamo che è andata abbastanza bene, nel senso che abbiamo avuto un'ottima collaborazione con il cliente. Ci siamo confrontati spesso con i loro tecnici per rendere i semi lavorati idonei all'automazione e alla saldatura a resistenza. Alla fine abbiamo realizzato dei radiatori, dei prodotti molto particolari e accattivanti per essere introdotti nel mercato del settore riscaldamento. Io ti ringrazio Carlo per la tua testimonianza di oggi e ringrazio tutti voi per il tempo che ci avete dedicato e vi diamo appuntamento a presto con altre novità.